Vuole chiarire i tanti quesiti rimasti aperti la campagna di indagine nel sottosuolo di Piazza 20 Settembre a Fano, che permetterà di scoprire la Fano sotterranea grazie all'esame del georadar. Nella città della Fortuna, infatti, è arrivato il geofisico Salvatore Piro, che, aiutato dall'archeologa Laura Cerri, ha effettuato un'indagine per scandagliare con un georadar di ultimissima generazione il sottosuolo, fotografando così la situazione sino a 5 metri di profondità. Gli esiti di questa campagna esplorativa verranno resi noti a breve. Sono iniziate le indagini georadar della piazza. Qui c'era in tempo romano costruito, c'erano edifici, essendo il foro qui vicino, eravamo proprio dentro le mura romane, e quindi un'operazione importante che ci consentirà di avere un quadro reale di quella che era la presenza in questa parte. Anche le testimonianze trovate sotto il teatro, ma sotto anche altri edifici, ci dimostrano che insomma c'erano presenze significative e di alto valore. Questo ci consentirà di avere appunto un quadro preciso, ma soprattutto anche in prospettiva per valorizzare ancora di più questo patrimonio storico che la città di Fano offre, e magari, senza fare passi in avanti, la possibilità che un domani possa essere anche visitato, ma questo ancora non lo sappiamo. Attendiamo, tra circa un mese arriveranno gli esiti di questo primo georadar, che è la prima tappa di un percorso che intendiamo fare. Il Centro Studi Vitruviani ha ricevuto dal Comune di Fano l'incarico di una progettazione scientifica su Piazza 20 Settembre, quindi sulla piazza centrale di Fano. Abbiamo realizzato appunto questo progetto appoggiandoci all'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quindi abbiamo iniziato questa proficua collaborazione, e oggi abbiamo appunto iniziato i rilievi georadar sulla piazza per avere una idea precisa di quello che si trova nel sottosuolo di piazza 20 Settembre. Quindi un'idea della profondità a cui si trovano i cunicoli, della pianta dei cunicoli, delle gallerie che si trovano al di sotto, e il tutto è comunque finalizzato a un progetto più ampio che abbraccia tutta l'archeologia di Fano. Ovviamente i lavori di prospezione georadar ci danno un'idea di quello che c'è al di sotto della piazza 20 Settembre, senza implicazioni di carattere cronologico, cioè non ci possono dare indicazioni sulla data, quindi sulla cronologia delle strutture che sono esistenti al di sotto del lastricato, ma sicuramente sono una base di partenza importantissima per progettare le future ricerche, per pensare eventualmente ad una ispezione diretta del sottosuolo, per poi sicuramente arrivare anche a una ricostruzione, perché no, anche tridimensionale, delle ricchezze che si possono nascondere al di sotto di Piazza 20 Settembre, quindi principalmente delle strutture.